Salve a tutti e benvenuti alla terza puntata del tutorial dell'animazione 3D di Blender. In questa puntata vi mostrerò come è possibile anche animare le shape keys immerse all'interno dei personaggi. E se ben vi ricordate, tempo fa feci anche un tutorial riguardo a questo argomento. Quindi, se non avete capito bene di cosa sto parlando, andate a rivedere quel tutorial. Comunque, in questo momento sto animando, sempre con il secondo metodo, le shape keys di questa donna. Le shape keys che cosa sono? Innanzitutto sono quelle funzioni che permettono di muovere delle zone del corpo che difficilmente si possono ottenere come armature, tipo come la bocca, oppure gli occhi, per esempio, posso aprirli e chiuderli, si possono anche muovere i capelli, oppure si possono anche far muovere i vestiti. In questo caso, in questo momento, sto muovendo sia la bocca, ma anche gli occhi del personaggio, e tra poco vi mostrerò anche come è possibile muovere i capelli. Ecco, tutto questo è possibile praticamente prendere un personaggio, selezionare la parte interessata della zona in cui si vuole muovere e poi metterlo all'interno della shape keys. Ecco, come potete vedere, adesso sto mosso la bocca e ho mosso anche un occhio destro. Inoltre ho mosso anche le sopracciglia. Come potete vedere, questo è un metodo che potete usarlo anche quando volete far parlare un personaggio. Ecco, adesso ve l'ho messo in un'altra modalità, così potete vedere da vicino queste cose. Inoltre adesso vi mostrerò anche come è possibile muovere i capelli di questo personaggio. Innanzitutto muoviamo la sua armatura, anzi i pezzi della sua armatura, in questo caso sto muovendo, ecco, il collo a destra e a sinistra e durante questo procedimento anche i capelli seguiranno questi movimenti. Un attimo di attenzione che sto innanzitutto cercando di perfezionare questo movimento, anche se però non sarà assolutamente perfetto, però sarà soltanto dimostrativo, così per farvi capire e per farvi comprendere, come detto ancora e ancora una volta, che comprendere qualsiasi cosa è animabile. Una mesh oppure anche un'armatura. Adesso attiverò gli shape keys che controllano i movimenti dei capelli. No, in questo momento ho sbagliato shape keys, invece di muovere i capelli ho mosso gli occhi. Benissimo, premo CTRL Z. Così, tanto per eliminare l'operazione precedente, e attivo, ecco, finalmente ho trovato le shape keys dei capelli. Molto bene. Adesso, con il secondo metodo, perché ci sta il REC già puntato, attiverò il movimento dei capelli, in questo caso li faccio mandare verso sinistra, alla sinistra del personaggio, poi verso destra, infine verso sinistra, eccetera, eccetera. Ecco, in questo caso voi potete anche muovere gli orecchini del personaggio, oppure qualsiasi indumento che egli dispone. Ecco, in questo momento adesso faccio muovere i capelli verso destra, perché la testa si muove proprio in quella direzione. Molto bene. Il movimento però non è perfetto, questo effetto si può anche ottenere con un altro metodo, però dato che con quell'altro metodo il mio computer si impanna, ecco, si blocca un po', allora ho trovato un'alternativa, anche se però non è perfetta e me ne rendo anche conto. Però lo stesso può avere un suo effetto, se fatto bene, rivisto e anche perfezionato. Si possono ottenere lo stesso dei risultati soddisfacenti.
Tra poco vi mostrerò anche un estratto di una mia animazione, nel quale ho inserito anche questi tipi di shape keys. Insomma, per esempio, vedrete all'inizio una ragazza, uno dei personaggi della mia serie 3D Castro in Space, durante la quale muoverà non solo i capelli, ma anche altri indumenti, tipo come le orecchie da coniglio e anche gli orecchini. Ecco, in questo caso io sto muovendo anche il respiro, quindi con le shape keys è possibile anche simulare il respiro di una persona. Come è possibile? Così per renderla ancora più realistica.